Nel moto circolare uniforme, l'accelerazione centripeta è data dal prodotto tra la velocità angolare al quadrato, omega al quadrato, per il raggio dell'orbita circolare, r. La velocità angolare, omega, è data dall'angolo descritto in un giro, quindi 2π greco radianti, diviso la durata di un giro, cioè un periodo. Cominciamo dal moto di rivoluzione, di cui conosciamo la durata del periodo. Sono più di 31 milioni di secondi. Questo valore naturalmente si ottiene moltiplicando i giorni dell'anno per 24 ore per 3600 secondi che stanno in un'ora. Il raggio dell'orbita terrestre, la distanza Terra-Sole, è di 150 milioni di chilometri. Applicando questa formula calcoliamo la velocità angolare della Terra che gira intorno al Sole e naturalmente viene un numero estremamente piccolo, sono 2 decimilionesimi di radianti al secondo, cioè ogni secondo la Terra descrive intorno al Sole un angolo di 2 decimilionesimi di secondo. Infine, con quest'ultima formula, calcoliamo l'accelerazione centripeta, che risulta un valore molto piccolo, che è circa 6 millesimi di metro al secondo quadrato. Dividendo questo valore per 9,8, scopriamo quindi che l'accelerazione centripeta della Terra nel moto di rivoluzione intorno al Sole è 6 parti su 10.000 rispetto a g. Proseguiamo nello stesso modo con il moto di rotazione della Terra intorno all'asse. I secondi sono 86.400, quindi 24 ore per 3.600 secondi in un'ora. Il raggio dell'orbita, immaginiamo qui un punto che si trova all'equatore, quindi un punto che gira insieme alla Terra sull'equatore, che dista dal centro della Terra circa 6.400 km. E di nuovo calcoliamo la velocità angolare, che è un po' più grande di prima, anche se è molto piccola. È una frazione molto piccola di radiante ogni secondo che passa. E anche l'accelerazione centripeta del moto di rotazione la calcoliamo come prima con quest'altra formula e otteniamo qualcosa del tipo 3 centesimi di metro al secondo quadrato, un valore molto piccolo rispetto a g. Facendo infatti il rapporto con g otteniamo meno di 4 parti su 1000 rispetto a g. Si conferma quindi che le due accelerazioni centripete della Terra nel moto di rivoluzione attorno al Sole e del moto di rotazione intorno al suo asse sono molto piccole rispetto a g e quindi praticamente trascurabili. Ecco perché in pratica noi non vediamo effetti non inerziali, stando sulla Terra, effetti non inerziali dovuti a queste due rotazioni della Terra.